Mi metto qui, che è diverso. Vediamo che sta da bene, perché facciamo cosa. Vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Detto fra noi ci sta anche meglio. Bentrovati, oggi parliamo di Siria, di quello che sta succedendo proprio in queste ultime settimane, e di un paese di cui qualche volta, quando ci sono eventi come quello che è successo, quegli eventi che sono successi pochi giorni fa, si parla, poi per un periodo si mette, non diciamo tutto a tacere, ma per qualche motivo della Siria ci si scorda, poi se ne riparla ancora una volta. Io l'ho già, mi è capitato un'altra volta, parafrasando Dario Fo, dopo i bombardamenti di Trump con i suoi Tomahawk dalle navi su una base, tra virgolette presunta almeno, o quantomeno reale, di ISIS, ribelli, non so, dopo non sappiamo, poi lo chiederemo alla nostra ospite. Mi è venuto in mente un pezzo di Dario Fo che risale ai periodi in cui Dario Fo poi fu scansato dalla televisione, erano periodi particolari. Dario Fo cantava una canzone, diceva, io non ve la canto, meglio di no. E il testo era: ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti, sopra un carrozzone. Ecco, mi pare che oggi lo scacchiere, scusate l'esempio, il raffronto, se volete, messo insieme un pochettino, diciamo, sopra le righe, e forse non va neanche tanto bene, ma veramente stiamo vivendo dei momenti in quello scacchiere del mondo arabo, del mondo medio orientale, in cui non sappiamo più che cosa pensare, e se ridere, e ridere amaro, o se non ridere affatto. Per questo abbiamo richiamato, che non è una chiamata alle armi, ma lei viene sempre, spesso e volentieri qui, la giornalista italo-siriana Asme Dashan. Ben trovata, Asme. Ecco, io vorrei rivivere un momentino insieme quel bombardamento e cosa è significato tutto questo per voi. Va dato speranza, avete detto questa è una buffonata, serve, non serve, e quanto soffre chi sta sotto comunque alle macerie. Dunque, partiamo sì da quest'ultima considerazione, quanto soffrono le persone che stanno sotto i bombardamenti, quanto soffrono i civili che sono in mezzo a questa ondata di violenze che dura ormai da più di 6 anni. Sicuramente soffrono moltissimo, soffrono perché le bombe causano morte, causano feriti, causano la distruzione di nuove abitazioni, quindi provocano nuovi sfollati. E soffrono perché si sentono abbandonati dal mondo, perché la risposta della comunità internazionale alla richiesta della Siria di avere corridoi umanitari è una no-fly zone, una richiesta tra l'altro avanzata ben 6 anni fa, che avrebbe permesso... ricorre, fra virgolette, il 6° anniversario. Esatto, siamo già entrati nel 7° anno, quindi se queste due richieste fossero state ascoltate, sarebbero state salvate centinaia di migliaia di vite umane, e sicuramente con l'apertura di corridoi umanitari legali avremmo evitato di finanziare le mafie internazionali dei trafficanti di esseri umani che continuano appunto a speculare sulla tragedia siriana, trasportando le persone in fuga da un posto all'altro e lucrando sulla loro tragedia. Ricostruendo i fatti delle ultime settimane, dunque, in Siria non si è mai fermato il bombardamento, questo va detto. Ha fatto clamore il bombardamento chimico, che purtroppo, come tutti sappiamo, non è il primo.
dalle testimonianze dei medici e degli analisti che hanno esaminato le sostanze che erano sui corpi delle vittime e dei sopravvissuti comunque intossicati, sembra che sia sarin, quindi un'arma chimica molto pericolosa. La stessa arma che tra l'altro era già stata usata nel 2013, quando poi all'epoca Obama disse: noi siamo gli Stati Uniti, non possiamo permettere che un paese usi impunemente le armi chimiche, voleva andare a bombardare. Poi c'è stato appunto l'appello del Papa di non aggiungere violenza ad altra violenza e quindi quell'attacco non è stato fatto. Oggi lo scenario si è ripresentato, cioè in questo frangente, in questi 6 anni sono continuati i bombardamenti con ogni tipo di arma e ricordiamo che il 90% delle vittime siriane muore a causa dei bombardamenti perché si usano armi non convenzionali come i barili bomba. Quindi si è continuato a bombardare, si è continuato a morire, c'è stato questo attacco che chiaramente per l'uso di armi chimiche è stato particolarmente clamoroso, anche perché ricordiamo in teoria il governo siriano aveva consegnato i suoi depositi di armi, le sue munizioni di armi chimiche a questa agenzia internazionale che poi era stata insignita del premio Nobel per la pace proprio per aver ritirato le armi del governo siriano. Se, poi invece, o se ne è dimenticata qualcuna oppure non è controllato bene che magari non ne riproducessero ancora. Esatto, cioè noi ci stiamo trovando di fronte a una farsa terribile, perché le armi ci sono, le armi continuano ad essere usate. Tra l'altro sembra proprio che quel tipo di bombe possa essere stato lanciato solo attraverso aerei o elicotteri, quindi gli unici ad avere quel tipo di mezzi sono gli uomini, l'esercito, insomma lealista, l'esercito governativo siriano. Per cui l'esercito è partito con questo attacco che ha colpito una zona di civili, una zona della città di Idlib, dove sono andati a rifugiarsi, a cercare un riparo, migliaia di siriani sfollati da altre città, come ad esempio anche la stessa città di Aleppo. Tutti ricordiamo le immagini dell'assedio, poi dell'evacuazione dei civili del dicembre scorso. Ricordiamo anche le immagini di quanto fosse bella prima. Era una città meravigliosa come lo era tutta la Siria e il problema è proprio questo, che a parte la distruzione fisica di questo paese c'è proprio la distruzione dei cuori dei siriani, c'è la distruzione morale di una nazione, di un popolo che veramente si sente piombato in un incubo senza fine, perché 6 anni non è durata neanche la Seconda Guerra Mondiale, quindi è un periodo di tempo troppo grande. La reazione americana poi di dire andiamo e bombardiamo, praticamente il deposito che è stato bombardato è una base militare del governo siriano, quindi non è una base né dei ribelli né dei terroristi dell'ISIS, e è stato confermato che gli americani prima di bombardare hanno avvisato i russi. Sì. Per evitare che ci fossero appunto soldati russi nella base, e secondo fonti siriane i russi a loro volta hanno informato l'alleato siriano. Tanto è vero che c'erano pare 6-7 MiG soltanto in, fra l'altro, in manutenzione. Sì, per cui diciamo che i siriani sono divisi anche sull'analizzare questo attacco. Secondo molti è stato il primo schiaffo che la comunità internazionale ha dato ad Assad, per dirgli guarda non puoi fare come ti pare, ma la maggior parte della gente, soprattutto i siriani che sono in Siria, quindi non quelli della diaspora, che con i quali noi siamo in contatto attraverso internet, loro si sentono veramente presi in giro, perché dicono il giorno stesso in cui il mondo commentava clamorosamente tra chi voleva dare il premio Nobel per la pace a Trump per questo attacco e chi invece voleva santificare Assad. Ormai sì, può succedere di tutto. Ormai sì, chi voleva invece santificare Assad come vittima, in mezzo appunto a tutto questo c'è la popolazione civile che ha detto in sostanza l'attacco è stato fatto, i morti ci sono stati, ma il giorno dopo Assad continuava a bombardare. Ma Putin recentissimamente ha detto, scusa se ti interrompo, questa deve essere una chiacchierata fra noi, anche per mia conoscenza chiaramente, Putin recentemente ha detto ma siete sicuri che fossero armi chimiche prima? Da che parte sono venute? Cioè, ha cominciato a mettere anche, fare dei distinguo, perché? Questa è la strategia della propaganda, cioè creare confusione, nascondere le carte in tavola, mescolarle. Ci sono centinaia di video che purtroppo documentano, ci sono le analisi dei medici, ci sono non solo dei medici siriani ma anche dei medici del confine, perché Idlib è una città del confine nord, quindi molti feriti e soffocati sono stati trasportati in Turchia e lì sono state fatte analisi appunto sui gas che erano stati inalati da queste persone ed erano gas
veramente pericolosissimi, appunto si parla di sarin, per cui questa strategia di dire ma non c'è stato, no, ma non è vero, è un continuo negare la morte, negare le atrocità che vengono commesse ai danni dei civili, e i siriani questo percepiscono ai oggi. Ai civili non gli interessa niente, dei civili delle bombe, i civili bombe dicono, come per dire, di destra o di sinistra, i non le vogliono proprio. Dicono, esatto, dicono che differenza c'è, perché questa ipocrisia, se vogliamo, del mondo che si indigna per una bomba chimica e non si indigna per una bomba a grappolo, una un barile bomba. Per carità, non voglio mettermi in mezzo a eventi, a idee che sono molto più grandi, ma molto più grandi di me. La Convenzione di Ginevra non dovrebbe soltanto proibire le armi chimiche, ma non si dovrebbe proibire nessuna arma, neanche un coltello da caccia, capisci che punto siamo arrivati? Siamo al punto che appunto le istituzioni internazionali che dovrebbero evitare tutto questo non funzionano, sono paralizzate. Certo. Non più tardi di appunto alcune settimane fa c'è stato l'ennesimo veto in sede ONU che avrebbe proibito agli aerei di volare sulle città, e la Russia e la Cina hanno appunto opposto il loro veto, e quindi è stato possibile anche questo ennesimo attacco. Il discorso del veto dell'ONU è tutto da rifare, da rimettere, perché non è possibile che una nazione possa bloccare, sono cose più grandi di noi. Sono cose più grandi di noi, però sono cose di cui noi dobbiamo parlare, perché in realtà gli organismi internazionali che dovrebbero tutelare i civili esistono, è che sono paralizzati. E questi criminali di guerra, che sia il regime, che sia l'ISIS, che sia ogni banda armata che se la prende con i civili, che usa armi non convenzionali, che stupra le donne, certo, questi criminali di guerra dovrebbero sapere che esiste un tribunale internazionale per i crimini di guerra di fronte al quale potranno apparire un giorno. Invece c'è proprio questo senso di impunità totale, per cui ognuno fa i crimini che vuole e tutto passa come se fosse cosa normale. Ti faccio una proposta. Io ho seguito recentemente anche un tuo incontro, un tuo convegno di fronte ad un pubblico attento che ti ha seguito. Devi sintetizzarlo molto, però io voglio che il nostro pubblico sappia le origini di questa guerra, che dal 2011, e chi è Assad e la sua famiglia, cosa sono stati, chi sono e chi forse saranno ancora per la Siria. Ma basta pensare che negli ultimi quasi 50 anni il presidente siriano si è sempre chiamato Assad. Questo già riassume tutta la situazione. Non invecchia mai. Nel senso che no. Assad padre, ha preso il potere con un golpe militare negli anni 70, e alla sua morte è subentrato Assad figlio, Bashar al-Assad. Questo già ci dà l'idea, non è una monarchia, la Siria in teoria è una repubblica, ci sono elezioni farsa con cui non ci sono candidati alla presidenza, ma il popolo deve esprimersi se vuole confermare la presidenza di Assad, e guarda caso vince con il 99,8% dei voti. Quindi non è una democrazia, è un regime in cui un clan ha preso ed accerchiato il potere su se stesso, potere economico, militare, il potere dell'informazione stessa. Quindi la Siria, che era questo grandissimo paese glorioso che ha dato i natali ad artisti, intellettuali, uomini di scienza, di poesia, si è piegato. E anche un paese che raccoglie, ha sempre raccolto in pace, possiamo aggiungerlo, tutte le religioni. Senza... Sì. Sono nate lì le religioni monoteiste, quindi ci sono i passaggi di tutte le religioni e ci sono villaggi dove ancora si parla l'aramaico in Siria, la lingua di Gesù Cristo, il caso unico al mondo. Per cui la Siria è sempre stata un paese tollerante, un paese aperto. Negli ultimi 50 anni la situazione invece è cambiata, è precipitata, proprio perché questo accentramento del potere in un'unica famiglia, con un'elite che si è presa il potere economico, che ha praticamente cancellato ogni tipo di opposizione, ha cambiato proprio la natura stessa dei siriani. Si è diffusa la piaga della corruzione, si è diffusa la piaga dell'omertà, per cui i siriani erano mortificati a livello proprio intellettuale, e ad un certo a livello punto politico. Non gliel'hanno fatta più. A un certo punto, certo, non hanno più potuto sopportare questa situazione, anche perché, ricordiamolo, io qualche giorno fa ero un incontro proprio con Amnesty International, che ha pubblicato recentemente un nuovo report sulla situazione nelle carceri siriane, dove detenuti politici vengono impiccati e vengono sistematicamente torturati solo per aver detto la propria opinione, solo per aver
aver espresso un parere contrario a quello ufficiale del governo. Certo. Per cui Amnesty International addirittura parla di 13.000 impiccagioni in queste carceri siriane dal 2011 a oggi, e loro danno i dati solo quando hanno nome e cognome, per cui tutti quelli di cui non abbiamo nome e cognome sono altri dati che si aggiungono, altre tragedie, altre vittime. Questo cosa ci dà? L'immagine di un paese dove veramente la libertà è stata soffocata. E nel 2011, sull'onda delle cosiddette primavere arabe, anche il popolo siriano ha detto: noi vogliamo un cambiamento. E facciamo attenzione alla ricostruzione. Forse anche alla Tunisia. Il riferimento sicuramente è stata l'ispirazione, il gesto dei giovani, sì, tunisini, che hanno infranto il tabù di andare in piazza, perché nei paesi arabi, nei paesi dove c'è una dittatura, anche lì la è vietato. È work in progress, però ci stanno arrivando. Ci stanno arrivando. Già il fatto che abbiano promulgato una costituzione, sì, certo, comunque di quel tipo, ci fa ben sperare che la Tunisia possa essere un faro, un esempio per tutti gli altri paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Fatto sta che i siriani inizialmente, quando hanno cominciato a scendere in piazza, non chiedevano la caduta del regime. Inizialmente chiedevano riforme, cioè dicevano: facciamo un passo alla volta, riforme, più apertura. E quando la risposta è stata ad arrestare i manifestanti, ad ucciderli, a sparare ad altezza d'uomo, a fare eruzione nei campus universitari dove si cominciava appunto a parlare di libertà, a fare eruzione nelle scuole, quindi la repressione violenta, il pugno duro contro manifestanti inermi, i siriani sono rimasti scioccati, perché erano veramente dei giorni bellissimi per il popolo siriano, perché il popolo aveva detto: noi vogliamo una serie di manifestazioni laiche, quindi non mosse da partiti religiosi, pacifiche, perché lo scopo non era quello di destabilizzare la Siria, ma di portare a un progressivo cambiamento, a un dialogo che partiva dal basso. Tutto questo invece è stato represso nel sangue, quindi da un lato hanno iniziato ad arrestare manifestanti, giornalisti che raccontavano appunto quest'ondata di proteste pacifiche che voleva portare la Siria a un cambiamento, e dall'altro invece nel giro di un anno e mezzo il governo siriano ha firmato 3 amnistie con cui ha rilasciato dalle carceri siriane terroristi legati ad Al-Qaeda e gente che comunque aveva commesso reati legati al traffico di armi. Per cui uno si chiede: ma perché da un lato arresta i manifestanti inermi, i civili, i giornalisti, gli intellettuali, e dall'altro scarcera questi criminali comuni? Perché lo scopo del governo siriano era proprio questo, era infangare l'immagine del movimento pacifista dei dissidenti, di dire che guardate che tutti i ribelli sono violenti, che tutti i ribelli sono armati, quando questo non era. E già nel 2011 il governo siriano parlava di terrorismo, quando non c'era all'epoca l'ombra di un terrorista in Siria. Questa l'ISIS è stata, non esisteva, forse è nato allora. È stata una profezia che si è avverata, perché appunto noi dal 2011 al 2014 in Siria abbiamo avuto bombardamenti, spari di cecchini, sequestri, stupri, centinaia di migliaia di morti, di vittime, di profughi, parliamo oltre di 5 milioni di profughi siriani nei paesi limitrofi, e l'ISIS si è manifestata al mondo solo nel 2014. Per cui erano passati già 4 anni di massacri, e l'ISIS non è nata per caso, e non è nata per caso in quella zona del mondo, perché appunto questi criminali rilasciati con le amnistie, più tutti i mercenari stranieri che sono entrati in Siria dai vari confini, hanno fatto sì che si creasse un terzo polo, quindi da un lato il governo, da un lato gli oppositori e dall'altro quest'unione, questa multinazionale dei terroristi, che appunto si è poi presentata al mondo col nome di ISIS, che è andata in Siria con uno scopo ben preciso, cioè a cavallo tra la Siria e l'Iraq, si sono piazzati in una zona fortemente ricca di petrolio e hanno praticamente messo le mani sui condotti petroliferi siriani e iracheni, e hanno cominciato a fare business di petrolio. Per cui lo scopo dell'ISIS in Siria, ufficialmente loro dicono che hanno fondato questo califfato, questo stato islamico, ma anzitutto non è uno stato, perché uno non può autoproclamarsi stato. Secondo, il fatto che usino la parola islamico è una bella bandiera per loro, cioè loro tirano in mezzo la religione per legittimarsi, quando loro la religione la stanno bestemmiando, perché loro stanno uccidendo civili innocenti, stanno stuprando, stanno perseguitando le minoranze. Senti, per cui... Scusa, guarda, ti interrompo, ti faccio una domanda cattiva. Prego. Recentemente ho letto, per vedere cosa ne pensi, chiaramente anche tu, ho letto una frase, non ricordo chi l'avesse detta, perché l'abbia detta, ma non ha questo problema. Non tutti i musulmani
sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. Sì, questi sono i famosi slogan che vengono così propinati per liquidare la questione, così in una battuta. In realtà non è affatto così, perché se noi guardiamo il terrorismo nel mondo, purtroppo i terroristi hanno tanti colori, hanno tanti abiti, tante ideologie malate con le quali agiscono. Anche perché poi bisogna dire che chi nasce in una famiglia musulmana, ok, è un musulmano, ma poi bisogna vedere se una persona crede. Questi non credono in nulla, questi credono in un Dio che è il Dio denaro. Perché chi crede veramente sa che la fede è tutt'altro, la fede è speranza, la fede è amore, la fede è perdono, la fede è solidarietà con gli altri, non di andare ad abusare dell'altro. Cioè la religione ci dice che chi uccide un uomo è come se uccidesse tutta l'umanità. Questi sono i principi su cui noi ci dobbiamo basare. E il fatto di creare ad arte questa forma di terrorista, quindi dargli tutti i connotati, quindi il terrorista migrante, straniero, musulmano, certo, è un modo anche per dire quel tipo di esseri umani è un essere umano cattivo, quindi distogliamo l'attenzione da loro. L'opinione pubblica mondiale oggi spesso pensa che il siriano sia un terrorista, mentre il siriano è una persona che subisce per primo a casa propria il terrorismo e l'orrore del terrorismo dell'ISIS, che è un cancro che è nato in quella zona, ma è stato finanziato dall'estero. Quindi i siriani che aderiscono all'ISIS sono pochissimi e sono alcuni a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. I siriani sostanzialmente invece si dividono ancora in due. Sì, perché i mercenari che appartengono all'ISIS sono tutti pagati. Certo. Cioè questi lavorano proprio per questa multinazionale del terrore, per questo io la definisco in questo modo. E il loro scopo è quello, è destabilizzare la zona, impossessarsi delle ricchezze di questi paesi. Loro non hanno nulla a che fare con la causa del popolo siriano che chiedeva libertà e che continua a morire in nome della libertà. Nulla. I siriani non sono estremisti, non lo sono mai stati. I siriani fanno appunto della tolleranza religiosa un loro vanto. E questo fatto che oggi invece non si riesca più a distinguere chi è il carnefice e chi è la vittima ci rende quasi complici. Cioè oggi il dibattito è meglio Assad o meglio ISIS? Ecco, volevo sapere un momentino da te, anche per rendere edotti anche il nostro pubblico. Ecco, oggi com'è lo scacchiere? Chi sta con chi? Lo scacchiere è questo, c'è un po' una popolazione civile siriana che è divisa tra sostenitori del governo siriano, e questo è democratico, che credono, in teoria sarebbe democratico, poi se andiamo a guardare le loro argomentazioni vediamo che c'è anche una sorta di plagio mentale, perché loro credono che Assad sia l'unico baluardo che li protegge dall'imperialismo americano, che Assad sia l'unica alternativa all'espansione di Israele, quindi c'è tutta una retorica che usa il governo siriano per mantenere lo zoccolo duro, quindi chi è fedele. E loro ci credono veramente, dicono se noi non avremo più Assad ci sarà sicuramente l'invasione americana. E loro sono memori di quello che è successo in Iraq quando è stato appunto tolto Saddam. Un'altra fetta della popolazione siriana invece che cosa dice? Dice noi siamo un popolo che abbiamo una storia gloriosa e siamo capaci, anche se negli ultimi 50 anni questo diritto ci è stato negato, di scegliere chi ci deve governare, di avere un pluralismo, di dare voce a tutti, ai laici, ai comunisti, ai curdi, ai siriani, ai religiosi, cioè di ridare una rappresentanza politica alla pluralità dei siriani, e questi siriani hanno gli strumenti per farlo perché vogliono farlo. Di fatto chi si è alleato con chi? La Russia, l'Iran e la Cina sono fortemente alleati con il governo siriano e la ragione sostanzialmente si può sintetizzare in questo: la Russia ha bisogno di una base nel Mediterraneo. Tutte le altre basi nel Mediterraneo sono sotto la NATO o sotto comunque l'alleanza con gli americani, per cui l'alternativa per la Russia è quella porta sul Mediterraneo. E lo stesso per l'Iran. L'Iran vuole la porta sul Mediterraneo e la Siria è la porta per l'Iran in questo senso. Chi è alleato con i civili siriani? In sostanza nessuno, perché moralmente una parte dell'Europa si è detta simpatizzante con questo movimento pacifista, con questo movimento di ribellione a una dittatura, ma in sostanza sono stati abbandonati a se stessi. Chi è alleato con l'ISIS? Le mani sporche del sangue dei siriani, degli yazidi, degli iracheni, dei curdi che sono in quella zona sono molte purtroppo, perché a fare affari con l'ISIS sono stati molti paesi internazionali. Chi ha venduto loro le armi?
chi li ha finanziati e poi chi ha fatto affari con loro comprando appunto il petrolio siriano e iracheno a 2 lire. Di fatto lo scacchiere è molto complicato. Oggi gli americani come si piazzano? Sembra che siano dalla parte dei civili siriani, ma in realtà no, perché non hanno fatto nulla per sostenerli in questi 6 anni. Cioè non parliamo di una cosa di 6 giorni o 6 mesi, 6 anni. E di fatto è questo quello che stavo cercando di dire prima. La dialettica oggi, la politica, sembra proporci questo, cioè due tragedie, o Assad che rimane o l'ISIS che prende il potere. In realtà non è così, in realtà c'è in mezzo una società civile, c'è in mezzo un popolo, ci sono in mezzo milioni di persone che hanno il diritto di dire noi esistiamo, non siamo né con un dittatore né con i terroristi, noi siamo il popolo siriano, l'umanità ci conosce, l'umanità è in qualche modo in debito con la Siria perché appunto è stato questo paese che è sempre stato un faro di cultura, un faro di ricchezza. Ed è lì che bisogna concentrarsi, cioè anche per la nostra libertà qui in Occidente, noi dobbiamo pensare che se si toglie la libertà, se si toglie la rappresentanza, se si toglie l'identità a quelle donne, a quegli uomini, a quegli esseri umani che dicono noi esistiamo senza Assad e senza ISIS, la nostra stessa libertà qui ne viene minacciata, perché significa che allora i popoli non hanno più una voce, significa che allora i popoli non hanno più un diritto. Noi dobbiamo ricordarci di questo. I siriani erano prima della guerra circa 22 milioni. Oggi 5 milioni sono profughi nei paesi fuori dalla Siria. 8 milioni dentro la Siria sono sfollati. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un popolo massacrato, martoriato. E in questo cito un dato dell'UNICEF. L'UNICEF dice che sono 5 milioni e mezzo i bambini siriani colpiti dal conflitto. Perché un numero così alto se la popolazione è 21 milioni? Perché 5 milioni? Perché il 70% della popolazione siriana ha meno di 30 anni. Quindi il dato anagrafico è opposto a quello, ad esempio, dell'Italia. Che cosa è il destino e il presente di questi bambini? Questi bambini sono psicologicamente distrutti perché vivono da 6 anni in mezzo alla morte. Ogni giorno subiscono i bombardamenti, sono stati privati della scuola, sono stati privati del diritto al gioco, molti di loro sono orfani. Privati del diritto di essere bambini. Privati diritto di essere bambini, privati di questo. E molti di loro sono orfani e la maggior parte appunto dei bambini che sono profughi e che sono sfollati sono appunto costretti o a lavorare o a vivere di espedienti o a mendicare, quindi sono una generazione fortemente minacciata. Quando noi pensiamo al futuro della Siria dobbiamo smettere di ragionare in termini di potere assoluto, di potere politico e riappropriarci invece del linguaggio dei civili. Che fine vogliamo far fare a questi bambini? Vogliamo dare loro la possibilità di tornare a essere bambini? Vogliamo dare a questi bambini la possibilità di pronunciare la parola domani? Di pronunciare la parola domani, accostarla alla parola pace? Ecco, questo secondo me è il ragionamento che dovrebbe fare la politica oggi. Questo è il ragionamento che dovrebbe costruire un tavolo di trattative per la Siria. Se non diamo a questi bambini l'alternativa, non potrà accadere quello che è accaduto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i giovani che hanno combattuto, che hanno subito, hanno detto noi non vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti subiscano quello che abbiamo subito noi, e quindi hanno costruito un'Europa di pace. In Italia è stata promulgata una Costituzione bellissima. Ecco, io credo che se i siriani verranno messi nelle stesse condizioni, quindi se le armi taceranno, i siriani e i bambini siriani sofferenti di oggi diranno noi non vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti subiscano, però dobbiamo aiutarli a rendere possibile questa tregua che porti la Siria verso una pacificazione. Tu hai editato recentemente, faccio le ultime due domande ma velocissime perché il tempo purtroppo è tiranno, potremmo parlare, mi piace sentirti per delle ore, un libro che si chiama, di poesia, una raccolta tua, si chiama Nura. Sì. Nura era la sorella di Asmè, che poco più di un anno fa è morta, neanche 40 anni, quindi è stata una tragedia. E anche lei era molto attiva con te nel rapporto. Ecco, voi, il vostro punto di riferimento di partenza era Aleppo, come base della vostra famiglia. Chi avete laggiù? Quali sono i rapporti? Allora, anche le immagini che stanno scorrendo adesso mostrano come è diventata Aleppo adesso. Cioè,
Aleppo era una città che possiamo paragonare a Milano, quindi la capitale economica e culturale della Siria. Quindi dinamica. Aleppo, dinamica, attiva, cioè tutti i turisti che andavano in Siria rimanevano, e non lo dico perché sono di parte, perché appunto lo raccontano i video, lo racconta la musica, lo raccontano le immagini. Aleppo era un bellissimo faro di architettura, di storia, di poesia, quindi una città veramente che ha dato tanto, una città universitaria, quindi una città giovane anche. Era la più antica metropoli della storia dell'umanità, si dice che abbia almeno 5.000 anni come storia. Aleppo rimane un riferimento per noi perché sia papà che mamma sono originari di quella città e noi ad Aleppo abbiamo ancora la famiglia. I nonni non ci sono più perché sono morti giovani, ma gli zii, i cugini, ad Aleppo ci sono, c'è la casa dei nonni, c'è tutto. Aleppo c'è un pezzo del nostro cuore. Cioè, ci sono ricordi ed affetti, ovviamente, e tu sembri una veramente che vaghi per il mondo per poi cercare di ritornare prima o poi a quella che era la tua terra d'origine. Io sogno di passeggiare tra le vie antiche di Aleppo, che io quando vado a Urbino, quando vado in queste città antiche dove ci sono appunto i San Pietrini per terra, queste strade strette, mi sembra, chiudo gli occhi, mi sembra di immaginare di camminare ad Aleppo. So che il centro storico di Aleppo non esiste più, anche se dovessi camminare tra le macerie io vorrei tornare ad Aleppo, e perché dal 2014 è diventato impossibile per i giornalisti non embedded poter entrare in Siria, quindi io mi devo fermare tutte le volte al confine a 7 km e la Siria la vedo solo da lontano. Dalla Turchia la vedi, per dire. Dalla Turchia. E questa è una tragedia anche perché la mancanza di giornalisti stranieri non embedded impedisce anche una narrazione di quello che subiscono i civili. Oggi possiamo raccontare cosa accade in Siria solo grazie appunto ai colleghi siriani che con internet comunicano con noi e ci fanno vedere appunto le immagini. Non debbono che stiamo stare tranquilli. L'ultimissima cosa che ti chiedo, e non debbono, non stanno tranquilli, perché purtroppo no. Molto spesso cadono anche loro, o i cecchini o qualcuno che li fa fuori comunque in un modo o nell'altro. Io ho letto qualche tempo fa una tua dichiarazione, io non mi ricordo se l'ha fatta prima Padre Dall'Oglio e tu hai risposto, oppure l'hai fatta prima te, ti ha risposto Padre Dall'Oglio, che come ben sapete, vi ricordo, è un prete di cui non si sa più nulla da circa 3 anni, è vissuto sempre a contatto con la serie che lui ha chiaramente amato. Sul rapporto con la religione, con Gesù e con Maometto, se ce la vuoi raccontare, se te la ricordi. Sì, Padre Paolo appunto è questo gesuita romano che è da 40 anni in Siria, quindi io lo definisco un italo-siriano come me. Certo. E Padre Paolo in Siria si è innamorato della cultura siriana, ma ha riscoperto le radici cristiane della Siria, le radici siriache della religione cristiana, e ha scritto un libro proprio attraverso l'esperienza di questo monastero che lui ha fondato, il monastero di Marmusa, dove cristiani e musulmani pregano insieme. Ha scritto questo libro bellissimo che consiglio a tutti di leggere per chi vuole capire davvero la natura dell'Islam e la vicinanza tra cristianesimo ed Islam. Il libro si chiama proprio Innamorato dell'Islam, credente in Gesù. È un libro bellissimo proprio perché Padre Paolo riafferma chiaramente la sua forte tradizione cristiana, la sua forte convinzione in Gesù Cristo, ma dice che è appunto anche innamorato di questo Islam, che Cristo lo venera, che Cristo lo ricorda, che Cristo lo rispetta. E io dopo aver letto il suo libro, dopo averlo incontrato quando era stato espulso dal regime siriano ed era tornato in Italia, avevo chiacchierato con lui e gli avevo detto: a me piace parafrasare il titolo del tuo libro e questa tua, che non è solo un titolo ma proprio un motto, uno stile di vita, innamorata dell'Islam, innamorata di Gesù, credente dell'Islam, perché appunto per noi Gesù è un profeta ed è un punto di forte vicinanza, non solo a livello verbale ma proprio a livello di convinzione e di stile di vita, è un ponte tra l'islamismo e il cristianesimo, tra i fedeli delle due religioni. Grazie Desmeda Shan per la tua chiarezza e per averci raccontato ancora una pagina, ce ne saranno molte, speriamo ce ne siano poche, che si riferisce alla Siria, alla tua nazione. Alla prossima volta. Grazie. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi troccarti un po', sembri un gufo sul comò,
però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Perché detto Frano ci sta anche meglio.